A Cicatena si è insediata questa mattina il neoassessore Flavia Fortino, ricoprirà le stesse deleghe della uscente Agata Maiorca. Ordinanza del sindaco Barbagallo ad Acireale che proroga l'emergenza loculi al 28 febbraio. Per il futuro si cercano nuove soluzioni. Iniziato a Via Grande il ricco programma in onore di San Mauro Abate. La festa in programma il 15 gennaio sarà trasmessa in diretta sulla nostra emittente. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno di questo nostro telegiornale ci occuperemo anche di cronaca con un episodio accaduto la notte di Capodanno ad Aci Trezza, dove si è verificato un furto con spaccata all'interno di una nota gioielleria, mentre a Mascali invece atto intimidatorio diretto al presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Prioro. E poi ci occuperemo di bilancio di previsione 2018. Il sindaco di Acireale, dopo l'approvazione dell'importante strumento finanziario, ne va ad illustrare i contenuti. Ed infine faremo anche un bilancio in riferimento al calcio, a Acireale Calcio, dove il bilancio della prima parte della stagione è decisamente positivo in casa Acireale, dove sentiremo direttamente le parole del dirigente sportivo Castorina. Ma intanto apriamo il nostro telegiornale andando ad Aci Catena, dove questa mattina si è insediato il neo assessore Flavia Fortino, che andrà a sostituire l'uscente Agata Maiorca. Porrò il massimo impegno nel portare avanti il mio ruolo, ha dichiarato, ma sentiamo meglio nel servizio. Il 2018 ad Aci Catena si apre con un cambio nella giunta del sindaco Nello Oliveri. Questa mattina, difatti, dinanzi alla stampa, gli assessori e il segretario generale Raffaele Milazzo e parte dei consiglieri ha giurato il neo assessore Flavia Fortino, che andrà a sostituire Agata Maiorca, capofila della lista Libera Aci Catena Fratelli d'Italia. Prossima a festeggiare i 32 anni, accese ma da anni residente ad Aci Catena, la Fortino è responsabile di un'agenzia finanziaria. Nelle ultime elezioni si è candidata nella lista Alleanza Tricolore, risultando la prima dei non eletti. A lei il compito di portare avanti il ruolo di assessore mantenendo le deleghe del suo predecessore, quali servizi sociali, attività produttive, spettacolo, artigianato, pari opportunità, commercio, Annona, autoparco. In assoluto la prima esperienza politica nel quale già dimostra di avere le idee chiare. È un ruolo che ovviamente non ho mai svolto, però sono sicura che l'inesperienza sarà colmata con comunque dalla voglia di fare, dall'entusiasmo che mi ha anche caratterizzato durante la campagna elettorale. Quindi io metterò a disposizione sicuramente le mie competenze, però mi faccio forte appunto dalla voglia di fare e di dare qualcosa al mio paese, che poi è quello che mi ha spinto a candidarmi. Lavorare mantenendo un clima di dialogo con i consiglieri di entrambe le parti, questo è un altro punto tracciato dal neo assessore. Inizierò ovviamente cercando un attimino di capire quali sono i problemi che in questo momento si presentano in relazione ovviamente alle mie deleghe, no? E poi man mano chiaramente durante il percorso si cercheranno di trovare delle soluzioni a questi problemi, soprattutto in un momento di crisi che oggi viviamo. Cercherò sicuramente di dare supporto alla cittadinanza che si rivolge ai servizi sociali, perché poi la delega principale diciamo che è quella. Vedremo man mano che facciamo quali sono gli interventi da poter attuare insieme alla giunta, al sindaco, insieme ai consiglieri, che oltretutto mi auguro di trovare un clima collaborativo sia con i consiglieri di maggioranza che di opposizione. La nuova compagine di giunta del sindaco Oliveri vede dunque un'altra donna all'interno, come immortalato dalla foto di gruppo, accantonando così le polemiche dei giorni scorsi in merito alla sostituzione di Agata Maiorca. Un accordo preventivato, ha dichiarato il sindaco Oliveri. Un avvicendamento previsto come da accordo preelettorale, accordi a cui io tengo fede, come risaputo, a tutti i livelli, e quindi oggi il nuovo assessore andrà a ricoprire le deleghe che aveva l'assessore precedente. Ringrazio l'assessore precedente per aver lavorato bene e sono sicuro e convinto che il nuovo assessore, l'assessore subentrante, lavorerà altrettanto bene. Quindi questo era l'accordo preelettorale previsto e questo sarà l'impegno mio di dare corso a tutti gli impegni che a suo tempo sono stati presi. E siccome tra persone per bene ci si intende sempre, sicuramente con tutti avremo una buona intesa. Buon lavoro a tutti.
E rimaniamo ad Acicatena, soffermandoci sull'ultima seduta di Consiglio Comunale in cui la maggioranza ha bocciato due mozioni presentate nei mesi scorsi dal gruppo consigliare d'opposizione. Dura la reazione di Francesco Petralia. Sentiamo. Opposizione bocciata da Acicatena, due le mozioni che erano state presentate nei mesi scorsi dai consiglieri Francesco Petralia, Salvo Finocchiaro, Francesco Giannetto, Angela Marano, Giuseppe Murabito e Davide Quattrocchi. Nell'ultima seduta di Consiglio Comunale dell'anno, infatti, la maggioranza consiliare ha respinto le proposte formulate dai gruppi di opposizione sull'avvio immediato delle procedure per il rientro ad Acicatena dell'archivio storico e sull'immediata revoca dell'avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune per la copertura del posto vacante nella dotazione organica dell'ente di funzionario contabile categoria D3. Un atto di forza di questa maggioranza che lascia perplessi, spiega il consigliere Francesco Petralia ai nostri microfoni. E le mozioni riguardavano uno il rientro dell'archivio storico, e onestamente è un argomento che interessa la città e apparentemente interessava sia la minoranza da noi rappresentata che la maggioranza, tranne poi in aula dove è venuto fuori un'azione più di forza di numeri, tanto per rappresentare una contrarietà all'azione della minoranza, si è voluto bocciare appunto la mozione riguardante l'archivio storico. La questione della mozione invece che riguarda diciamo, la contestazione che abbiamo attivato per la nomina del nuovo ragioniere, la situazione è ancora più grave, perlomeno sul piano della legittimità, in quanto la nomina, a nostro modo di vedere, appunto ha profili di illegittimità e soprattutto ha profili di incoerenza politica ed economica, perché davanti a una situazione economica deficitaria del Comune non si può giustificare la nomina di un soggetto esterno, cioè assumere nuovo personale al Comune di Acicatena, e invece bisognava attivare le procedure per semmai accorpare i settori tributi e ragioneria utilizzando l'attuale caposettore dei tributi, che avrebbe prodotto efficientamento dell'attività amministrativa e risparmi economici consistenti. Qui certamente vogliamo sottolineare il falso pronunciamento del sindaco. Lui dice che ha nel suo programma il rientro dell'archivio storico in città e la collocazione a Palazzo Riggio, invece nel suo programma non ce n'è alcuna traccia. Quindi era motivata la mozione dell'opposizione, sia nei contenuti sia nell'attività politica che abbiamo voluto imprimere. Il sindaco, con falsità e pur di dimostrare che i numeri sono dalla sua parte in Consiglio Comunale, ha ritenuto di bocciare una proposta che era di totale interesse per Acicatena. Immagini della videosorveglianza ancora all'avaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale per dare un volto ai malviventi protagonisti la notte di Capodanno di un furto con una spaccata alla gioielleria Keaton Klein ad Acitrezza, frazione di Acicastello. L'azione criminale è stata rapida, i ladri, creatisi il varco utilizzando una vettura Ariete, hanno trafugato porcellane e pezzi di argenteria pregiata contenute nelle teche all'interno delle vetrine della gioielleria per un valore commerciale di oltre 100.000 euro. Ma la cronaca ci porta anche a Mascali, dove invece si è verificato un inquietante atto intimidatorio nei confronti del presidente del Consiglio Comunale di Mascali, Giuseppe Priolo. Ignoti nella notte hanno scritto sulla parete esterna dell'abitazione frasi esplicite e volgari. Chiaro il riferimento alle ultime vicende politiche in Consiglio Comunale con la mancata approvazione del bilancio di previsione e la bocciatura in aula del piano triennale delle opere pubbliche. L'episodio inquietante è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Mascali. Con questo ci fermiamo per un attimo, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. La festa di San Mauro Abate a Via Grande, in diretta su Etna Espresso Channel, lunedì 15 gennaio. A partire dalle 10, la svelata, il pontificale e la trionfale uscita. La trasmissione riprenderà alle 21.30 con la sintesi della festa e l'entrata in chiesa di San Mauro. Conduce Antonio Trovato.
Capo d'Orlando vi invita a visitare la città Presepe. Su un'area di circa 700 metri quadri, su Piazza Matteotti e Via Francesco Crispi, il più grande presepe statico d'Italia. Straordinari pastori in terracotta, lavorati a mano, di altezza quasi naturale e un'ambientazione rurale curata in ogni minimo particolare, creano il presepe siciliano, il più grande d'Italia. Realizzato da artigiani accesi, con la direzione artistica di Giulio Vasta. Capo d'Orlando vi aspetta tutti i giorni fino al 7 gennaio. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. I prodotti tipici siciliani e l'eccellenza piemontese di Caffarel si sposano in un unico gusto che puoi provare in un posto unico. Dolcezze e dintorni, in Corso Umberto 50 a Cireale. Prima di pensare ai regali di Natale, fai un salto da Dolcezze e dintorni. Cioccolato, nocciolati, croccanti, caramelle, dolci, finissimi panettoni, vini spumante, rosoli e liquori artigianali, oltre alle più importanti specialità di dolci siciliani. Dolcezze e dintorni, Store Caffarel. Dal 1826, eccellenza piemontese nel cioccolato. Ad Acireale, in Corso Umberto 50. Buon Natale! Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast, in Piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 2022. A Natale, pasticceria Sciacca. Dal 1987, una tradizione che si rinnova per bontà e qualità dei prodotti lavorati artigianalmente da maestri pasticceri. La festa, rendila ancora più dolce alla pasticceria Sciacca. Gelateria, tavola calda, servizio catering per qualsiasi evento. Pasticceria Sciacca, l'angolo dolce, ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 101. Dolcissimi auguri di buone feste a tutti! Ho ho ho! Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Il comune di Aci Sant'Antonio, città del carretto siciliano, presenta il villaggio di Babbo Natale. Domenica 17 e 24 dicembre, presso Via Matteotti. Sabato 23 dicembre, presso le tre piazzette di Lavinaio, dalle 9 alle 17. Il villaggio di Babbo Natale. Spettacoli, animazione, mercatino natalizio. E per i più piccoli, il trenino di Babbo Natale. L'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio, nell'augurarvi buone feste, vi invita a visitare Fantasie dei Presepi, presso via Santa Maria la Stella 75. Ben ritrovati in questa seconda parte del nostro telegiornale. Ci occupiamo del cimitero di Acireale, in quanto è stata emessa un'ordinanza dal sindaco per coprire l'emergenza loculi. Il provvedimento è in vigore fino al prossimo 28 febbraio. Sentiamo. Cimitero comunale di Acireale, ordinanza di fine anno per regolamentare come emergenza il fabbisogno posti per tumulazioni, disciplinando in tal modo la requisizione temporanea di loculi nella cappella comunale Madonna della Consolata. Il provvedimento disposto dal primo cittadino Roberto Barbagallo, che fissava le requisizioni fino al 31 dicembre 2017,
è stato quindi prorogato fino al prossimo 28 febbraio e riguarda l'utilizzo di loculi vuoti al fine di utilizzarli per la sepoltura temporanea di salme di persone aventi diritto alla tumulazione nel cimitero di Cireale ma prive di posto disponibile acquistato in vita. Alcuni mesi fa venne reso disponibile il blocco E per una capienza complessiva di 2700 posti, peraltro ormai tutti venduti, più altri 100 posti nella disponibilità dell'ente al fine di fronteggiare eventuali situazioni particolari. L'assessore ai lavori pubblici Nandardita ha comunque modo di inquadrare meglio la situazione alla luce di un contesto di emergenza che, di fatto, a modo così di sostenere, si sta definendo al meglio. Infatti il provvedimento del sindaco è dovuto più che altro ad una questione di carattere burocratico, dovuta al fatto che non si è riuscita a trasferire entro il 31 dicembre tutte le salme nel blocco E dai siti temporaneamente requisiti, cioè dalle cappelle comunali Madonna Consolata e dai blocchi A, C e D. Fin qui la situazione attuale volta verso la normalità, ma una normalità di medio periodo, tanto da vedere l'assessore Ardita impegnato, unitamente ai suoi collaboratori, al personale della San Sebastiano, la società che cura il project financing, a trovare una soluzione ad un aspetto che presto tardi salirà di nuovo alla ribalta, visto che i 3.470 loculi realizzati negli ultimi anni sono stati già tutti acquistati. Si punta perciò a rimodulare i progetti per le cappelle gentilizie, con 18 manifestazioni di interesse pervenute su 60 invece possibili, come del resto per le stesse tombe ipogee, con circa una metà dei terreni rimasti invenduti, in particolare quelli programmati per 10 e 12 posti. Modifiche alla viabilità da Cireale domani e dopodomani per lavori di scavo sulla sede stradale di Via Antillo. Il comandante della Polizia Municipale ha istituito dalle ore 7 alle ore 17 il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e il divieto di circolazione in Via Antillo ad eccezione dei veicoli diretti al locale macello. Il provvedimento resterà dunque in vigore nelle giornate di domani e dopodomani, 3 e 4 gennaio, dalle ore 7 alle ore 17. E parliamo invece di bilancio di previsione 2018, in quanto ad illustrarne meglio i contenuti lo fa il sindaco di Cireale Roberto Barbagallo in questa intervista. Sentiamo. A Cireale, amministrativamente parlando, inizia al meglio il nuovo anno, avendo esitato nei tempi previsti il bilancio di previsione, importante strumento di programmazione finanziaria. La Giunta Comunale, come si ricorderà, nel corso di una seduta straordinaria, ultimo atto del 2017, ha approvato infatti il bilancio di previsione 2018-2020 con il DUP, documento unico di programmazione. Una manovra di quasi 200 milioni che, nonostante le poche risorse, è stato detto, lascia spazio alle politiche strategiche di sviluppo tracciate dall'amministrazione. Il documento infatti sarà il pilastro dell'attività politica del 2018. È un bilancio di circa 200 milioni approvato appunto nel 2017, un bilancio che si occupa un po' di tutti gli assessorati, la programmazione di tutti gli assessorati, quindi guarda bene agli investimenti, alle infrastrutture, guarda alle politiche sociali, alla solidarietà sociale, alla pubblica istruzione. Al tema della programmazione, mi riferisco in particolare al piano regolatore, al piano di utilizzo delle spiagge, al piano della TIM, insomma è un bilancio che continua nella programmazione che abbiamo avviato in questi 3 anni e mezzo, che un po' tocca tutte le categorie, nonostante le poche risorse che oggi ogni comune, ogni ente comunale ha, rispetto soprattutto al capitolo degli investimenti che possono essere avviati solo attraverso ciò che il comune incassa agli oneri di urbanizzazione. Però ritengo che, poiché negli ultimi 3 anni abbiamo programmato, anche grazie alla comunità europea, abbiamo programmato e soprattutto abbiamo avuto e avremo appunto dei decreti, con la compartecipazione appunto di questo bilancio, ritengo che in questo ultimo anno e mezzo verranno avviate e completate appunto tutte quelle opere infrastrutturali che ci siamo prefissi, quindi un bilancio più o meno ingessato, nel senso che comunque non ci sono grandi risorse per gli investimenti,
credo che abbiamo allocato circa un milione e mezzo, che ripeto è la previsione degli oneri di urbanizzazione in entrata, ma questi, se utilizzati in modo da oculato, ma in modo anche da attingere, da inserire all'interno di un finanziamento che arriva dalla comunità europea, possono dare grandi risultati a questa città. Ci fermiamo ancora per un'altra pausa, tra poco. Ci sono regali che creano un legame speciale. Realizza regali unici e originali con le tue immagini più belle e donerai a chi ami un'emozione davvero indimenticabile. Porta le tue foto in negozio, al resto pensiamo noi. Tomarchi Ottica e Fotografia ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Foto sì. Stampa le tue emozioni. Unicar. E perché? Perché un'esposizione grande così è Unicar. Perché trovi auto e furgoni nuovi e usati, a chilometri zero, aziendali, con tantissime occasioni. Perché ti fanno il finanziamento anche senza busta paga e ti consegnano l'auto revisionata e garantita per 36 mesi. Perché anche se l'auto non la compri, te la danno lo stesso. Te la regalano? No, te la noleggiano a breve e lungo termine a prezzi economicissimi. Unicar, di Francesco Carcione. Mega esposizione multibrand con oltre 300 auto e furgoni ad ACI Sant'Antonio in via Giacomo Matteotti 107-111, a 5 minuti dal casello autostradale di Acireale. Per info 095 22 65 747. Il piacere di guidare. Alla Euroform, percorsi formativi di qualificazione, sta per iniziare un corso OSA, operatore socio-assistenziale, con qualifica professionale valida in tutto il territorio europeo. Il corso, tra aula e stage, è di 840 ore e possono parteciparvi persone occupate in cerca di prima occupazione o disoccupati. L'OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario. Il corso si svolgerà ad Acireale e prevede un pagamento dilazionato. Per informazioni 095 80 00 26 o 340 31 55 483. Nel circuito dei presepi di Acireale visitate il monumentale presepe napoletano presso la Basilica Collegiata San Sebastiano a Acireale. La magia della tradizione napoletana del Settecento nel più grande presepe del Sud Italia, in piazza Leonardo Vigo 20 a Acireale. E i presepi artistici, la Stella di Betlem, circa 50 straordinarie realizzazioni con espressioni d'arte diverse, presso il convento di San Rocco di Corso Umberto 114A a Acireale. I presepi resteranno aperti fino al 7 gennaio. È arrivata, Nenzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reità. Sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca. L'insalata siciliana a chilometri zero. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Da Pascià, per il Natale, regali utili e di qualità. Biancheria, tende, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e altro ancora. Con i prezzi migliori, sempre. Pascià, tingi di rosso la tua casa. Via Dottore Oreste Scionti 48 50 52, ultima traversa di Corso Umberto, a Acireale. A Natale, regali utili e di qualità con centinaia di articoli in promozione.
concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Ben ritrovati con la nostra informazione, parliamo di Acireale Eventi in quanto è stato presentato il programma di tutti gli eventi del 2018 che vedranno per l'appunto protagonista la città di Acireale, ma andiamoli a seguire insieme. Acireale Eventi, il ricco calendario di appuntamenti per il 2018 presentato lo scorso sabato alla stampa contiene iniziative di grande richiamo, dal carnevale, sia quello estivo che quello invernale, alla festa dei fiori di aprile, con i carri infiorati grandi protagonisti, ma anche eventi esclusivi. Tra queste il Festival regionale del teatro scolastico in programma a maggio, ma non solo, come ci dice l'assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione Adele Dan. Diverse iniziative che riguardano i miei assessorati, a marzo ci sarà una mostra che coinvolge dipartimenti di salute mentale, centri diurni per disabili psichici, una mostra regionale con artisti locali e ragazzi che hanno talento, che nonostante la loro difficoltà, il loro disturbo, producono delle grandi opere. Quindi a marzo ci sarà questa grande mostra. Sicuramente l'evento centrale per noi, per me come assessore, è il Festival del Teatro Scolastico, che è di scena, il primo festival, l'unico festival regionale del teatro scolastico che vede confrontarsi scuole di tutta la regione. Un progetto complesso, siamo quest'anno nel 2018 alla terza edizione, che è supportato da un gruppo di artisti locali, di registi, di attori che mi aiutano, che collaborano, in primis Alfio Vecchio e Davide Pulvirenti, che sono anche i presidenti di giuria. Faremo in modo che le produzioni dei laboratori scolastici possano assumere la dignità di un prodotto culturale da portare appunto in scena in una comunità locale, quella acese. A Via Grande invece, al via la festa del patrono San Mauro Abate, in programmi i cui solenni festeggiamenti in programma il 15 di gennaio, una festa che sarà trasmessa anche sulla nostra emittente. Sentiamo. Il ricco e articolato programma in onore del patrono di Via Grande, San Mauro Abate, ha preso il via ieri con un solenne scampanio e lo sparo di colpi a cannone alle prime luci dell'alba. L'inizio dei festeggiamenti, come tradizione, è stato segnato dalla traslazione del fercolo dalla casa dell'Avara alla chiesa madre e dalla messa celebrata dal parroco Don Alfio Bonanno. Ieri abbiamo iniziato già i festeggiamenti con l'ingresso del fercolo in chiesa. È un momento di preghiera dinanzi al quadro di San Mauro con la conclusione della benedizione con la reliquia. E continueremo poi dal 6 di gennaio in poi con il novenario in preparazione alla festa di San Mauro. Ogni sera i viagrandesi si riuniranno alle 18.30 per la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa. Ogni sera ci saranno i diversi gruppi parrocchiali che animeranno la celebrazione eucaristica. San Mauro è un appuntamento che i viagrandesi non solo aspettano con ansia, è una festa che si tramanda ormai da tantissimi anni e dove ha chiaramente anche dei riferimenti e anche dei ringraziamenti, anche dei pensieri su questa festa che, ripeto, è una festa importante per noi viagrandesi, una festa che da sempre ci dà anche quell'idea proprio del giorno di festa. Il paese si veste a festa in tutti i sensi, anche dalla persona fisica, quindi a tutti gli addobbi che avvengono all'interno del paese. Dicevo che chiaramente mi sento in dovere di ringraziare tutti i vari comitati che nel corso degli anni si sono succeduti per dare una continuità a questa festa che non è stata mai interrotta, quindi ogni anno si ripete questo percorso di festa qui a Via Grande. Quest'anno devo dire che le commissioni hanno provveduto a dar via a questo nuovo evento, che è quello di far partecipare anche chi è a caso, chi ancora di più
è lontano da Via Grande di poter partecipare alla festa di San Mauro. Credo che sia un bel evento che noi sponsorizzeremo continuamente adesso anche in tutti i nostri loghi del comune, in tutti i manifesti. Sarà anche sicuramente cura del parroco comunicarlo durante tutte le sante messe, quindi, perché vogliamo che questo messaggio di diffusione venga ampiamente dato a quante più persone possibili. La festa, che sarà trasmessa giorno 15 gennaio per la prima volta dalla nostra emittente, vivrà i giorni clou dal 13, quando le spettacolari luminarie si accenderanno nel centro di Via Grande e il primo spettacolo pirotecnico rischiarerà il centro intorno alla chiesa della Madonna dell'Itria. Il 14, giorno di vigilia, sono in programma diversi appuntamenti. Dalla mattina una fiera agricola si svolgerà in Piano Gelsi, sempre in mattinata una sfilata di sbandieratori e corpi bandistici. Nel pomeriggio l'offerta della cera al santo patrono e la messa celebrata dal predicatore del novenario. In serata l'esecuzione delle antiche cantate a cura di due quartieri di Via Grande e lo spettacolo pirotecnico in piazza San Mauro. Il 15 l'attesa festa con l'apertura della cappella alle 10.30, la messa solenne e la trionfale uscita di San Mauro prevista per le 13. Dopo aver percorso le strade di Via Grande in tarda serata, il rientro in chiesa. L'indomani della festa, alle 18.30, sarà celebrato il solenne pontificale da Monsignor Paolo Urso. Ultimo importante appuntamento in programma è per giorno 21, quando alle 18.30 sarà presente a Via Grande Monsignor Salvatore Cristina, che presiederà la celebrazione eucaristica. Il calcio, bilancio decisamente positivo, è quello tracciato in casa cileale, ma lo sentiamo attraverso le parole del DS Castorina. 30 punti in 17 partite, di cui 21 conquistati in casa, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi, 27 gol realizzati, quarto miglior attacco, 26 subiti. Tanti. Quinto posto in classifica in piena zona playoff e con 10 confortanti punti di vantaggio sulla griglia playout. E se i numeri non mentono mai, allora il bilancio della Cireale al giro di boa del girone di ritorno non può che essere positivo. Se poi alle normali difficoltà e variabili che qualsiasi squadra affronta nell'arco di un torneo, aggiungi pure l'instabilità societaria che per quasi 2 mesi ha rischiato di strozzare l'entusiasmo dei Granata, beh, allora il voto in pagella non può essere che un 10 pieno, perché abbiamo vissuto 6 mesi veramente difficili, e quindi io parlo di Cireale squadra. Sì. Quindi andare in campo avendo mille difficoltà, onorare la maglia, sudarla, dare soddisfazione ai tifosi, soltanto uomini con la U maiuscola avrebbero potuto fare ciò, quindi, e dico che se avessimo avuto la serenità mentale della quale avevamo bisogno e abbiamo bisogno, avremmo avuto anche qualche punto in più e sicuramente staremmo parlando di altro per il giro di ritorno. Ecco, proprio facendo riferimento alla poca tranquillità che la squadra ha avuto in questi mesi, non nell'ultimo, chiaramente c'è un po' di rammarico da questo punto di vista. Sì, il rammarico c'è tanto, perché comunque l'organico è di primo livello, col cambio del mister abbiamo dato anche un segnale importante sulla guida tecnica, abbiamo preso un allenatore che al di là delle capacità tecniche che sono indiscusse, sì, è un grande uomo, un gran motivatore, una persona che riesce a trarre il massimo da tutti, quindi è una mezza incompiuta, perché se tutte le cose fossero state al proprio posto, probabilmente in questa prima fase del girone d'andata avremmo, come ho detto prima, avuto qualche punticino in più e staremmo pensando a qualcosa di ancora più bello. Non che ora dico non ci crediamo più, assolutamente, perché siamo lì, però sì. Sai, avere 6-7 punti in più, che comunque sono quelli che ci mancano, ti avrebbero fatto approcciare con una enfasi migliore al girone di ritorno, e la squadra che comunque è vogliosa ed è convinta di fare grandi cose.
Direttore, a proposito di mercato, quello della Cireale è definitivamente chiuso o con l'apertura del mercato professionisti ancora in entrata qualcosina potrebbe succedere? No, arriva il giorno 2, arriva un portiere 99 e poi no, nient'altro. Un augurio finale al direttore Castorina e i suoi buoni propositi per il 2018. Io auguro un felice anno nuovo a tutti, tutta la città di Cireale, ai tifosi che ci seguono dentro e fuori. Personalmente io spero di continuare su quello che sulla strada intrapresa e perché non gettare le basi se ci sono le condizioni per un proseguo della mia carriera da direttore sportivo qui da Cireale. E adesso invece uno sguardo al meteo di domani. Giornata all'insegna delle nubi sparse con tratti di cielo poco nuvoloso. Le minime registreranno un lieve calo mantenendosi sui 10 gradi mentre le massime si manterranno sui 15 gradi. Venti forti o moderati, mari da mossi a molto mossi. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter ritorna domani alle 13.40. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook Tenespresso Channel-TG Reporter. Grazie per averci seguito.